Avevo chiesto di poter intervenire durante la seduta del Consiglio regionale per dare il mio contributo a questo consesso, visto il lavoro che ho svolto da parlamentare in questi ultimi 3 anni, a causa ovviamente del commissariamento della sanità calabrese, è il motivo per cui quindi ancora sottostiamo a questo piano di rientro giusto. Ritenevo di poter dare questo contributo, che comunque ho dato anche per altre vie formali proprio al Presidente Oliverio. Il motivo è sempre lo stesso: i due commissari Scura Urbani, che tra l'altro ci costano 400.000 euro all'anno, possono andare via dalla Regione Calabria da domani praticamente, perché il Movimento 5 Stelle ha individuato molto facilmente la legge, che è la 191 del 2009, che permetterebbe al Presidente Oliverio di riscrivere un nuovo piano di rientro ed uscire dal commissariamento. Il commissariamento si è rivelato una vera e propria truffa per i cittadini calabresi, perché in questi anni, in ultimo con Scura ed Urbani, il debito della sanità calabrese non è mai diminuito, quindi addirittura i cittadini calabresi sono stati truffati 2 volte, uno quando sono stati ovviamente commissariati ed un'altra volta quando abbiamo scoperto che la proroga del commissariamento della sanità calabrese era illegittima, cioè c'è stata una proroga che non poteva esserci per legge, perché invece la legge, quella che ho citato prima, che è questa qui, la 191 del 2009, dice che basta che il Presidente di Regione riscriva un nuovo piano di rientro, lo presenti ai ministeri di riferimento, in questo caso nel Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e Finanze. Da quel momento la Regione ha 1 anno per raggiungere gli obiettivi, e in questo caso quindi sarebbero finalmente rientrate in una situazione di normalità, chiamiamola così, cioè il Consiglio regionale poteva e può tuttora legiferare sulla sanità solo se applica questa legge. Ma tra l'altro l'altra notizia che voi avete già è che a confermarci proprio questo passaggio è stato lo stesso sottosegretario del Ministero della Salute, Vito De Filippo, che ha risposto ad una mia interpellanza parlamentare, dove proprio dice questo: non risulta che a questo Ministero gli organi istituzionali della Regione Calabria abbiano né nel 2013 né ora nel 2015 manifestato l'intenzione di presentare un nuovo piano di rientro, a seguito dell'approvazione del quale, con delibera del Consiglio dei Ministri, è previsto il passaggio della gestione straordinaria commissariale alla gestione ordinaria regionale. Quindi è lo stesso Ministero della Salute, per bocca del suo sottosegretario, che conferma la nostra tesi: basta riscrivere un piano di rientro ed uscire dal commissariamento. I commissari Scura Urbani ovviamente sono macchiati di abuso di potere e sono stati denunciati dal Movimento 5 Stelle in procura. Sono oltre 50, per la precisione 56, gli esposti alle procure calabrese e alla Corte dei Conti, che riguardano anche abusi commessi da questi due commissari. Quindi è ovvio che questi commissari sono incompetenti e hanno abusato del loro potere e devono andare a casa. Dall'altro lato c'è un Presidente di Regione e un intero Consiglio che, con l'alibi dei due commissari, non prende le decisioni che dovrebbe, semplicemente svolgendo il suo ruolo, il suo mandato.